Bene, allora direi di innanzitutto io vorrei semplicemente fare in un minuto un po' i saluti di casa e ringraziare tutti i partecipanti che adesso ci sono, che pian piano poi si collegheranno, anche perché io sono Marco Di Pilla, dentro Talent Garden, quindi sono insieme a Marcello e tutto il team di Accenture, abbiamo collaborato, quindi insieme a Francesco Spacagna e Agnes Chantal, per organizzare questa breakfast, giusto per dire un po' noi. Diciamo che il nostro ruolo è quello di supportare lo sviluppo e la creazione di aziende innovative e appunto nel settore del food, in questo ambito, insieme ad Accenture, che è partner co-founder insieme a noi, quello che stiamo cercando di fare è di creare un sistema che possa aiutare il mondo del food, quindi sia la crescita delle start-up e anche la crescita delle grandi aziende. Motivo per cui lascio proprio la parola a Marcello, che è responsabile della bellissima partnership che abbiamo fatto. E tutto qua, vi auguro una buona Innovation Breakfast. Perfetto, grazie mille Marco e grazie a tutti per la vostra partecipazione. Sì, oggi è credo la terza Innovation Breakfast che facciamo. Questa volta abbiamo deciso di focalizzarla sul tema evoluzione e digitalizzazione nel mondo della ristorazione. Adesso, mentre ci collegavamo, abbiamo effettivamente capito che è un mondo che è stato fortemente impattato da quanto effettivamente poi è successo. Con il coronavirus, però andiamo per passi. Allora, innanzitutto, vabbè, è la prima sessione che facciamo in maniera virtuale, siamo tutti, diciamo, ad oggi già familiari, abituati a lavorare in questa maniera, quindi vogliamo comunque rimanere vicini, vogliamo rimanere, diciamo, in contatto, quindi vi chiediamo, laddove possibile, di attivare la vostra webcam, di tenere il microfono, diciamo, disattivato se non dovete comunque intervenire, che così evitiamo dei rumori sottofondo. E comunque, diciamo, seguiteci, seguite comunque soprattutto gli interventi delle diverse startup e gruppi che comunque oggi condivideranno con voi quanto stanno facendo sul canale. E ovviamente, diciamo, usate la chat in qualsiasi momento per fare domande, per interagire, perché comunque vogliamo tenere anche dinamica la sessione. Com'è che gestiremo quest'ora e mezza assieme? Farò una breve introduzione io su una ricerca che abbiamo fatto a livello global proprio sui trend di consumo e come questi stanno impattando le aziende produttrici e anche il canale della ristorazione. Poi passerò la parola alle tre startup che oggi si uniscono a noi. Furban, Quanto Vedevo e Armin Bar, e poi anche un'iniziativa molto carina chiamata Posto del Cuore. Ringrazio in anticipo Fabio Russo, che è il direttore di Oreca TV, che partecipa con noi oggi in questa sessione e che ci aiuterà a moderare la discussione man mano che andiamo avanti. Come vi dicevo, noi abbiamo fatto come Accenture una ricerca a livello global che è partita proprio da quanto tutti noi abbiamo dovuto, diciamo, sulla diciamo, legata alla situazione che abbiamo dovuto affrontare con il coronavirus, il fatto che comunque ci siamo trovati nella situazione di dover gestire una distanza sociale che comunque non era prevista ed ha avuto, diciamo, dei forti impatti nel modo con il quale noi siamo abituati ad interagire, diciamo, tra casa e fuori casa, ma anche il modo con il quale noi abbiamo iniziato a interagire anche con i diversi prodotti, i diversi brand legati al mondo del food e dell'alimentazione. E questo cambiamento abbiamo visto dalla nostra ricerca che comunque segnerà anche il modo con il quale non soltanto oggi, ma nel prossimo decennio cambierà questa interazione. Allora, in che cosa è consistita la nostra ricerca? E oggi vi racconto proprio solo due cose, due tre, vi do due o tre evidenze. Abbiamo fatto un sondaggio con una serie di consumatori. A questi consumatori abbiamo fatto, diciamo, delle domande prima, diciamo, del coronavirus e poi durante il coronavirus e mentre effettivamente le cose evolvevano, per cercare di capire effettivamente come ha cambiato e come sta cambiando l'atteggiamento e il trend di consumo dei consumatori stessi.
Allora, vi racconto quattro cose, che sono quattro delle N che comunque abbiamo evidenziato, ma perché credo che siano anche rilevanti in funzione di quello che poi andremo a vedere con gli amici che racconteranno successivamente le proprie esperienze. La prima è che la casa è diventato il nuovo hub, quindi tutti noi siamo stati costretti a stare a casa e abbiamo riscoperto anche una serie di cose a cui prima non facevamo. Abbiamo, diciamo, quanti di noi hanno imparato a cucinare o sono tornati in cucina, quanti di noi si sono effettivamente anche affezionati alle nuove ricette, a condividere queste nuove ricette, quanti di noi hanno anche riscoperto il piacere degli hobby a casa. E come vedete, la differenza tra quello che era la situazione precedente e quella successiva, c'è stato un forte, diciamo, aumento di quelli che sono gli interessi di noi consumatori in relazione alla nostra casa come nuovo punto in cui gestire la nostra vita. Questo qua, Marco, che cosa fa? Fa sì che le nostre... Interrompo solo un secondo per ricordare a tutti che stiamo registrando l'evento, come si vede in alto a sinistra, così almeno siamo tutti allineati. Tutto qua. Grazie, Marco. Questo cosa vuol dire o cosa ha impattato? Diciamo, ha visto la necessità, lato aziende produttrici, ma comunque tutte le persone, tutte le entità che operano in questo canale, la necessità di ridefinire l'esperienza con la quale il brand comunica e si posiziona all'interno, ad esempio, della casa, ma anche all'interno del canale o del punto vendita, man mano che questo qua comunque si sta riaprendo. La seconda evidenza è stato il fatto che se già prima del coronavirus c'era una tendenza di noi consumatori a prodotti sempre più sani e avevamo comunque interesse a capire quali erano gli ingredienti e che cosa noi, diciamo, mangiavamo e quanto questo fosse sano per la nostra alimentazione, questa tendenza si è ulteriormente aumentata durante la crisi e soprattutto quello che abbiamo evidenziato è che c'è stato quasi un raddoppiamento dell'interesse, della tendenza dei consumatori a comprare brand e prodotti che noi conosciamo e di cui ci fidiamo. Quindi questo che cosa ha comportato? Ha comportato che comunque le aziende hanno cominciato a pensare al proprio portafoglio di prodotti. Si è pensato anche come riskillare la propria forza vendita nel cercare di passare loro dei messaggi che fossero legati ai prodotti che venivano comunque venduti e presentati ai propri consumatori o diciamo anche ai diversi attori nel canale, e l'altra cosa comunque ha rafforzato molto la partnership strategica con diverse diciamo intermediari all'interno del canale stesso. La terza evidenza è il fatto che noi come consumatori vogliamo sentirci al sicuro. Sentirci al sicuro può essere legato a diverse cose, no? Come vogliamo essere sicuri che ci sia la certificazione dei diversi standard di pulizia e di sicurezza, vogliamo assicurarci che negli spazi che frequentiamo ci sia la giusta distanza fisica, vogliamo assicurarci che comunque lo staff operi all'interno del punto vendita con tutti i dispositivi di sicurezza necessari e previsti dalla legge, eccetera, eccetera. Ma questo che cosa quindi ha fatto? Ha fatto sì che ci sia la necessità di ripensare al punto di consumo, che sia un bar, che sia un ristorante, quindi devo cercare di capire come questo nuovo canale dovrà cambiare, no? Quindi anche come disporrò i tavoli, come servirò, quali sono i servizi che dovrò comunque offrire ai miei consumatori. E l'altra cosa molto importante è il fatto che dovrò ripensare all'esperienza che voglio dare al mio consumatore. Cioè, noi consumatori eravamo abituati ad andare al bar a fare l'aperitivo e quel momento non era soltanto legato a quello che bevevo, ma al fatto di condividere un momento con gli amici. La distanza sociale, la sicurezza e quant'altro fa sì che ci sia la necessità di ripensare a questa esperienza per comunque tenerla e mantenerla ancora interessante e coinvolgente per tutti noi. L'ultima cosa che vi racconto oggi si è visto un ritorno a consumare, diciamo, in maniere nuove, cioè mi spiego meglio. Il consumatore ha preso sempre più consapevolezza della necessità di acquistare prodotti che siano sostenibili, si sono sentiti, hanno, diciamo, avuto un senso di responsabilità e di appartenenza, quindi
hanno voluto premiare o focalizzarsi su quelli che sono brand locali, su quello che è il negozio di prossimità, cioè quindi in qualche maniera hanno capito che per poter effettivamente tornare a come eravamo prima c'è la necessità di essere coinvolti in prima battuta per aiutare anche tendenzialmente a far rinascere o ricrescere, diciamo, quelli che sono i negozi che fanno parte anche del nostro vissuto. E questo ha fatto sì che ci sia stata una crescita nell'acquisto di brand e prodotti nazionali, anche molti locali, e ci sia stata anche un po' una decrescita di quelli che sono i brand globali, proprio perché c'è questa focalizzazione, questo interesse a voglio aiutare il mio quartiere, il mio paese, la mia regione. Quindi questo fa sì, ed è l'ultima considerazione, che ci sia la necessità di capire ma quindi cos'è che devo fare per poter effettivamente instaurare quella relazione molto di prossimità, ad esempio cos'è che devo fare per migliorare il delivery del last mile, piuttosto che anche la digitalizzazione di piccole realtà che comunque oggi non erano preparate per poter gestire questo tipo di interazione digitale. Quindi se questa ricerca, questo è, diciamo, come vi dicevo, un piccolo estratto della ricerca che abbiamo fatto a livello globale, abbiamo iniziato a parlare con i nostri clienti o comunque con tutti gli attori che lavorano su questo canale, su quelli che saranno i diversi momenti di cambiamento del canale stesso, no? Quindi molti hanno pensato nel momento in cui si è chiuso il canale, ma cosa che quindi devo fare per ripartire? Com'è che devo gestire la comunicazione? Com'è che devo rideployare le mie persone che comunque devono stare a casa? Com'è che gestisco la capacità logistica, visto che comunque non sono stato in grado di sopperire alla domanda che comunque arrivava da casa? Però questo, se vogliamo, è già un momento passato. Siamo adesso in una fase in cui tutti stanno riaprendo e quindi c'è la necessità di capire ma quindi cos'è che devo fare per non perdere quelle opportunità o comunque per riprendere e riaprire un canale che è stato fermo per così a lungo. Quindi molti stanno puntando sul digitalizzare il più possibile i processi, creare un'esperienza touchless, lavorare molto con l'ecosistema e cercare di capire effettivamente da startup e comunque l'ecosistema aperto quali sono le opportunità che effettivamente ci sono per poter meglio gestire queste che sono le nuove esigenze di consumo. Ma molte aziende stanno anche cercando di vedere a lungo termine, cioè si capisce che questa qua non è una situazione one-off, ma sarà una situazione che comunque ridefinirà quella che è la logica del canale, e quindi, come dicevamo, molti brand stanno cercando di capire ma qual è il senso che voglio passare al mio consumatore, com'è che devo riposizionare e cambiare il mio purpose. Com'è che devo utilizzare meglio quelli che sono i canali sociali che sono stati molto attivi durante la fase comunque di chiusura, ma soprattutto poi c'è anche un tema di talento, cioè il talento di cui io avrò bisogno e l'agilità di cui io avrò bisogno nel prossimo futuro sarà in qualche maniera diversa rispetto a quello che avevo prima. Quindi essere informati, sapere gestire l'esperienza del consumo, saper analizzare i dati di consumo per meglio diciamo, offrire i migliori servizi per i miei consumatori farà sì che comunque le persone che lavorano all'interno della mia azienda debbano specializzarsi su queste tipologie di skills. Allora, detto ciò, non vorrei dilungarmi oltre. Come vi dicevo prima, è una ricerca lunga, abbiamo già cominciato a fare comunque una serie di interazioni con i nostri clienti, laddove siate interessati ad approfondire ulteriormente il tema, possiamo comunque riprendere il discorso e possiamo anche invitarvi nel nostro centro di innovazione ACIN, dove molti di voi comunque sono già stati, dove sapete che comunque tanti di questi temi vengono gestiti in maniera molto innovativa e dinamica. Detto ciò, passo quindi la parola a Fabio, che ci introdurrà le startup che parteciperanno con noi e ci aiuterà, diciamo, in questa seconda fase della sessione. Ti ringrazio Marcello, e intanto giusto 60 secondi per andare a presentare i miei strumenti che sono interamente dedicati all'Horeca e al food service. Horeca TV è uno di questi, è una televisione in streaming interamente dedicata
all'Oreca, con un layout multi-screen particolarmente accattivante, perché appunto ci sono più notizie date insieme. Oreca News, che è un quotidiano online, una testata giornalistica, che informa quotidianamente, pubblicando mediamente 20, 22, 25 notizie al giorno, che vengono anticipate da una newsletter notturna inviata a circa 88.000 iscritti e la ritrovano al mattino proprio per andare a anticipare le notizie dell'Oreca e del Food Service. Infine, una rivista cartacea e digitale che si chiama Il Fuoricasa e che approfondisce i temi dell'ampio argomento Oreca e Food Service, anche in questo caso. Ho partecipato con grande piacere all'invito fatto per moderare questo incontro e direi di iniziare subito con Marco Mottolese di Furban, che è una delle quattro startup di cui parleremo oggi. Marco, 10 minuti per il tuo pitch, qualche ulteriore minuto per eventuali domande e ampliare la conversazione per approfondire appunto il tema di cui ci parlerai. Sì, ciao a tutti, ciao Fabio, grazie per avermi coinvolto in questa tavola didattica e di confronto, mi fa molto piacere portare la mia esperienza. Allora, Furban è un nuovo servizio di ristorazione aziendale nato a fine 2016, quindi circa 3 anni e mezzo fa, con l'obiettivo di rendere semplice mangiare sano. Lo abbiamo fatto fin da subito con un modello di business, business to consumer, quindi con un'attenzione al cliente finale, e nel corso del tempo, dopo una ascesa organica molto forte sulla città di Milano, dove ad oggi abbiamo circa 20.000 clienti, abbiamo cominciato a disegnare rispetto alla struttura dei nostri asset principali, che erano appunto sono il brand, la tecnologia e la capacità di fare logistica di ultimo miglio. Abbiamo cominciato a interagire con le aziende, perché la maggior parte dei nostri utenti, con un nostro focus fin dall'inizio sul mondo pausa pranzo, sono i lavoratori in ufficio, e quindi interagendo spesso con noi, anche le aziende che hanno visto per tanto tempo arrivare queste consegne ai loro dipendenti in maniera ripetuta, si sono informati in maniera più approfondita di chi fossimo, e da lì, stiamo parlando di circa metà 2017, quindi più o meno un anno scarso dopo la partenza, le aziende si sono avvicinate a noi cercando di capire come mai i dipendenti che ordinavano Furban fossero più soddisfatti rispetto a un servizio di food delivery classico. La risposta probabilmente stava appunto dietro il focus che abbiamo sempre fatto fin dall'inizio noi sull'esperienza dell'utente, quindi un cliente in pausa pranzo rispetto a un cliente da cena vuole spendere meno, scegliere in maniera più semplice da una proposta perché ha pochissimo tempo a disposizione, e vuole un prodotto che sia, diciamo, abbastanza buono e abbastanza sano da caratterizzare un acquisto abitudinario, proprio perché sulla pausa pranzo, insomma, non è un momento troppo da comfort food, ma è un momento più legato a uno aspetto nutrizionale di velocità di consumo, senza preservare appunto l'esperienza culinaria, che deve essere comunque soddisfacente. Da quel momento quindi abbiamo cominciato a interagire con le aziende. La prima è stata sicuramente molto importante per noi, Amazon, con i suoi uffici di Milano, e da loro abbiamo costruito il primo format pilota di modello, chiamiamolo B2B, che poi in realtà è un B2B2C, per cui grazie alla nostra piattaforma di ordinazioni, che è furban.com, e una installazione all'interno dell'azienda di un corner fisico che richiamasse un pochettino, se vogliamo, un'area break comune dove le persone si possono incontrare, ma fatta con delle logiche esperienziali, retail, molto commerciali e molto più, chiamiamole, evolute rispetto a una classica mensa o una classica area break che solitamente, no, è caratterizzata magari anche da un equipment e da un look and feel che la rendono spesso un'area poco piacevole.
abbiamo, diciamo, creato questo modello che integra tecnologia, logistica e prodotto rivolta al cliente smart, ripeto, quindi un target 25-45 anni, moderno, che lavora in centro a Milano e che trova in Furban, nel suo aspetto esperienziale, la miglior soluzione per consumare quotidianamente un prodotto che lo soddisfi in tutte le sue caratteristiche. Da lì c'è stata una passaparola molto veloce fra le varie aziende e abbiamo aperto nei 12 mesi, 18 mesi successivi, lo stesso format all'interno di Enel, di Ernst & Young a Roma e di PricewaterhouseCoopers sempre a Roma. Quindi diciamo il cluster molto di riferimento molto chiaro è sicuramente l'utente business, non è l'utente del manifatturiero che vive altre logiche, ha bisogno di altri prodotti e quindi da lì abbiamo fatto un'ascesa molto veloce. Considerate che nell'ultimo trimestre del 2019 i nostri ricavi su questa unità di business rispetto all'ultimo trimestre 2018 sono cresciuti del 300%. Quindi abbiamo targetizzato bene le aziende, ci siamo resi conto che il B2B è un mestiere comunque diverso dal B2C, l'acquisizione del cliente è un'acquisizione che passa attraverso una creazione di identità molto più istituzionale, bisogna creare relazioni con gli stakeholder dell'azienda che hanno un potere decisionale in questo senso, però la fortuna è che ci siamo resi conto che il concetto di workplace, quindi di posto di lavoro, è cambiato moltissimo negli ultimi anni e quindi si vede proprio una evoluzione del pensiero del mondo risorse umane, dello stesso mondo facility e procurement, per cui rispetto a prima questa tipologia di servizio, quindi il servizio food, è vista sempre meno come un puro servizio e sempre più come un attributo di welfare dell'azienda, di well-being dell'azienda. E quindi ci si allontana dalle logiche, diciamo, più basiche, quindi del costo, di quanto costa farlo, ma qual è il beneficio per il mio dipendente. E quindi un'esperienza di qualità tecnologica, un'esperienza di qualità culinaria e uno spazio fisico che a me piace chiamare un nuovo concetto di amenity, quindi il food che diventa una amenity aziendale, quindi mi abbellisco lo spazio interno perché so che il mio pubblico, che sarà sempre più smart e di generazione sempre più moderna, non vuole più andare in una mensa che, al di là dell'attributo oggettivo che dà a quel tipo di spazio, è nell'immaginario comune qualcosa di un po' brutto, un po' triste, un po' noioso e che non parla più al cliente nella maniera, diciamo, più attuale. E quindi il costo di quel tipo di servizio, quindi tanti metri quadri, tanto costo di implementazione e gestione, risorse umane qualificate in un certo modo, permessi, antincendio, HACCP, sono tutto ciò che oggi l'azienda smart vuole evitare il più possibile. Quindi il nostro format all'interno dell'azienda, che non prevede alcun tipo di manipolazione alimentare, perché è tutto fatto all'interno del nostro laboratorio, dal quale poi facciamo la consegna all'azienda, all'interno dello spazio aziendale, incontra esattamente questa nuova, diciamo, matrice con la quale ragiona il consumatore e l'azienda. Nel corso degli ultimi mesi, purtroppo prima del coronavirus, avevamo cominciato a sviluppare anche un modello implementato in una decina di aziende, cosiddetto smart fridge, per cui se l'azienda non raggiunge un certo tipo di dimensione come numero di dipendenti, perché ancora di più oggi dopo il coronavirus questa variabile numero di dipendenti è troppo importante per il modello di business di ristorazione collettiva, sicuramente noi siamo molto più avvantaggiati di una ristorazione collettiva tradizionale. Abbiamo lavorato a questo modello cosiddetto smart fridge, per cui se l'azienda è piccola o non ha degli spazi adeguati per creargli un ambiente interno di un certo tipo, andiamo ad installare un frigorifero che occupa veramente 2 metri quadri, è un frigorifero marchiato Furman che gestiamo noi da remoto e che diventa non solo repository di tutti gli ordini che i dipendenti di quell'azienda convenzionati possono fare singolarmente tramite la nostra app ad un prezzo agevolato e senza pagare la consegna, e quindi poi si ritrovano in pausa pranzo il mio rider che porta il prodotto e riempie il frigorifero, ma diventa direttamente un punto di vendita all'interno dell'azienda, perché dall'interno dello stesso frigo, con una tecnologia di pagamento, posso aprire il frigorifero e comprare da mangiare. Quello che ha caratterizzato, e anche questo modello l'abbiamo implementato in una decina di aziende e studi legali, stava andando molto bene fino a quando poi purtroppo è arrivato il coronavirus che ha impattato questo momento sulla ristorazione.
Giusto per chiudere un po' il discorso, come abbiamo reagito noi al coronavirus, visto che è venuta meno la variabile principale, abbiamo riaggiornato la nostra piattaforma con un'offerta molto più legata al mondo del grocery, dello shopping, perché come giustamente dicevate prima, la gente ha riscoperto il piacere di cucinare, ha riscoperto anche il costo opportunità di fare una spesa piuttosto che ordinare un delivery, perché non so voi, ma io a volte quando mi faccio gli estratti contro le carte di credito e mi rendo conto di quanto spendo di food delivery, a volte mi spavento, mi sono reso conto che invece, insomma, cucinando, a me piace molto anche farlo, ti permette di controllare meglio anche queste le tue spese. Allora abbiamo implementato questo servizio chiamato Furban Market, che ci ha dato la possibilità intanto di proteggere i ricavi nel mese di aprile, nel momento del lockdown, dove abbiamo tenuto botta per circa il 50%, che sembrava quasi un miraggio all'inizio del lockdown, e ha dato la possibilità a Furban di acquisire peraltro anche nuovi clienti, che oggi ci portiamo avanti circa 1 migliaio di clienti in un mese, che sono sicuramente un bel numero, e abbiamo potuto anche, diciamo, ragionare sull'opportunità di come si guarda il futuro e dove possiamo andare. È stato un bel esercizio di riorganizzazione interna, di capacità di reazione del team e di resilienza, che ci ha fatto imparare nuove cose, ci ha fatto migliorare l'efficienza di altre, e quindi oggi stiamo proseguendo con questa dinamica un po' ibrida, con questa identità un po' ibrida, per cui le aziende sanno che noi esistiamo e le convenzioni di prima le possiamo continuare ad implementare. Siamo fortunati in questo problema che accomuna tutto il mondo della ristorazione, perché il nostro modello si adatta molto meglio a quelle che saranno le nuove esigenze dei clienti, e adesso ci aspettiamo che mano a mano che si recuperi la fiducia e anche il rientro al lavoro delle persone, perché se viene meno quello non sarà un problema di Furban quanto un problema per un comparto che in Italia vale circa 6 miliardi e mezzo di fatturato, quello della ristorazione aziendale, che a livello mondiale la gente magari non lo sa, ma vale 2 volte il food delivery, il contract catering vale 2 volte il mercato del food delivery. Aspettiamo un po' di fiducia che rientra, un po' le persone che rientrano al lavoro, per andare a dimostrare alle aziende che il nostro servizio può dare una continuità assoluta a qualcosa che le aziende non vogliono rinunciare, e per il dipendente è la soluzione meno vincolante, più sicura, che gli permette con 2 click di avere un pasto in azienda quando vuole e di trovare anche a casa l'opportunità di avere sempre con Furban una convenzione, facendo anche la spesa se alcuni giorni sarà a casa a lavorare. Grazie Marco. Io prima di chiedere a tutti i partecipanti se hanno domande da fare per gli approfondimenti, vorrei chiedere a te, vorrei chiederti più cose, ma una in particolare è: chi è il vostro cliente tipo, età, sesso, che lavoro fa, dove lavora, eccetera? Ti direi cliente 25-50 anni, con una percentuale un po' più alta di donne, dovuta al nostro posizionamento, chiamiamolo healthy, per definirci un po' con un attributo che tutti conosciamo, che lavora molto, e ti direi management, junior, senior manager in su, che quindi diciamo bada alla sua forza, sicuramente non uno studente, ecco, che bada all'aspetto della pausa pranzo come qualcosa di fondamentale, e che lavora in banca, tantissimi studi legali, mondo della moda, principali società di consulenza e banche, assicurazioni, e tutto quel comparto. Io ho simulato un indirizzo al centro di Milano, ho inserito Corso Sempione 22 per andare a guardare i prezzi, altrimenti appunto se non l'avessi fatto non avrei avuto accesso ai prezzi, e ho visto che sono piuttosto vari. Ho letto che voi accettate anche buoni pasto, sia digitali che cartacei. Realizzate, immagino, anche un mix, ovvero buono pasto più differenza in contanti o con altro tipo di pagamento? Esattamente, assolutamente una domanda molto, molto corretta, e sì, noi siamo credo l'unica piattaforma di pausa pranzo che integra i buoni pasto. Sicuramente non lo fanno i food delivery per una questione banalmente di marginalità,
e noi l'abbiamo fatto fin dall'inizio perché il focus pausa pranzo ti impone, purtroppo in Italia più che all'estero, di dover accettare un metro di pagamento che ha un costo per il merchant parecchio importante, però non ne possiamo fare a meno perché è una moneta di scambio abituale per quel tipo di consumo. Sì, sì, uno può consumare buoni pasto e poi integrare, esatto, con la carta di credito. Assolutamente sì, quindi non è un vincolo. Questo è, diciamo, il driver principale per cui le aziende si convenzionano con noi, proprio perché danno la possibilità al dipendente di utilizzare in maniera semplicissima online un metodo di pagamento che altrimenti diventa molto più oneroso a livello di gestione. Tra i partecipanti ci sono delle domande da voler rivolgere a Marco? No. Non vedo altre domande in chat. Prima di passare alla successiva startup, quanto le devo con Andrea Zanchetta, volevo giusto chiedere, ma con una risposta veramente molto breve, per favore, Marco. Si evince da quello che è mostrato nel sito che siete molto healthy oriented. Per cui, appunto, penso che sia stato proprio il ragionamento da cui siete partiti per fondare la startup. Ci sono stati dei finanziamenti a partire fin dal 2016 che vi hanno aiutato a partire. Avete raggiunto il break-even? L'avete superato? Allora, noi abbiamo la società è stata finanziata per circa 6 milioni di euro. È stata fatta una crescita molto forte sulla parte business to consumer e B2B nell'ultimo anno e mezzo. Diciamo che prima del coronavirus ti avrei risposto avremmo raggiunto il break even penso nel giro di 24 mesi dall'inizio di quest'anno, quindi in un arco temporale canonico di 5-6 anni per una startup. Purtroppo adesso dobbiamo rivedere un pochettino la tabella di marcia, probabilmente ci vorrà un po' di più, però probabilmente lo faremo in maniera più facile proprio perché viene meno il mondo della ristorazione collettiva tradizionale. Ritenete che sia un modello da esportare anche in altre città italiane? Se sì, con dei partner? Lo abbiamo già fatto a Roma senza partner per richiesta di due aziende molto importanti che sono appunto PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, che per le quali apriremo anche gli uffici di Milano non appena ci faranno sapere quando hanno intenzione di tornare in ufficio. Sicuramente in altre città italiane sì, direi le principali, quindi Milano, Bologna, Torino, Firenze, Roma e probabilmente non oltre in una prima fase. Credo che in generale nei prossimi 5 anni sarà un modello molto più facile da installare anche in città meno importanti, proprio per i motivi che dicevo, per cui viene meno il comparto di ristorazione tradizionale. È sicuramente un modello che all'estero è già molto utilizzato, ci sono altri nomi di aziende che lo fanno anche da prima di noi, con peraltro una capacità di crescita anche superiore, perché all'estero il concetto di tecnologia, di pausa pranzo veloce e di pasto pronto, chiamiamo, anche se di qualità, è ormai una commodity. Tra i prossimi step aziendali c'è anche quella dell'apertura di retail fisici? Ci abbiamo pensato, sicuramente non in questo momento di totale incertezza. Il nostro focus oggi è il mondo business, innovando un settore che vale 6 miliardi e mezzo in Italia e per cui siamo confidenti che grazie anche alla collaborazione con alcuni industriali, non solo italiani ma anche internazionali che operano in Italia, ci può essere un bello spazio di crescita, ripeto, fermo restando tutto quello che oggi purtroppo è imprevedibile per via di questo coronavirus, quindi direi questo è il principale aspetto. Semmai un altro canale che ci può interessare nei prossimi anni prima del retail fisico su strada è un altro settore importante della ristorazione collettiva che è l'universitario. Infine l'ultima domanda flash, 10 secondi per la risposta: qual è il piatto più venduto? Tutto ciò che ha dentro proteine, carne bianca o proteine pesce. Okay. Grazie mille Marco. E grazie a voi. Vorrei a questo punto
passare la parola ad Andrea Zanchetta, che ci presenterà un'altra startup. Si chiama Quanto le devo, è a tutti gli effetti un nuovo sistema di pagamento, è così? Anche quello, ma non solo, nel senso che faccio un passo indietro dicendo che nel senso ci siamo un po' stati anche stupiti dall'invito, che apprezziamo molto, ma la cosa divertente è che noi non siamo una startup. Quanto le devo non è una startup, è più, cioè, molto più banalmente è un'idea di pancia che ci è venuta durante questa fase di smart working in piena quarantena nel mese di maggio, no, dove in mezzo un pochettino, no, a tutti gli altri lavori, come realtà, come società che sviluppa prodotti digitali, no, noi siamo The Connective di Torino, abbiamo residenza nel Talent Garden Fondazione Agnelli di Torino, e sulla scorta un po' di un'esperienza personale in realtà è nata questa cosa, quindi mi fa anche un po', come dire, mi piace molto questa situazione perché apprezzo moltissimo per esempio l'introduzione iniziale che ha fatto Marcello, che è una cosa molto scientifica, no? Mentre noi invece siamo arrivati a quello che vi andrò a descrivere attraverso un percorso completamente diverso, che è molto personale invece. Cioè il fatto che, come tutti un pochettino abbiamo provato in questo momento di blocco a casa, no? Abbiamo visto chi poteva consegnare a casa, no? Offrire un servizio in più che prima magari non faceva, quindi sto pensando a negozi di quartieri, banchi del mercato, panetterie, pasticcerie, comunque soggetti che hanno avuto, come dire, l'idea non geniale, ma semplicemente di attivarsi anche su un canale di servizi che prima non offrivano, che è quello della consegna a casa. E come credo tutti abbiamo un po' sperimentato, la cosa, diciamo, più assurda è la gestione di tutto questo flusso qua, cioè che parte dall'ordine, che può essere la telefonata, il messaggio su WhatsApp, ti mando le foto degli scaffali fatte col cellulare, quelli più evoluti si fanno pagare con Satispay, ma Satispay c'ha un sacco di problemi da un punto di vista di budget settimanali, per cui tu se vuoi prendere, che ne so, già una cifra media, diciamo una riserva di 100 euro di bottiglie di vino in enoteca che ti porta a casa, magari io ho 25-50 euro sul portafoglio di Satispay e mi gioco tutto lì, no? E non mi basta neanche, per capirci. Ma stiamo veramente già parlando dei più evoluti. E allora abbiamo detto, ma scusate un attimo, noi come The Connective abbiamo un forte know-how su tutto quello che è la vendita online e sappiamo anche che questi soggetti commerciali, no, piccoli imprenditori, sono un po' anche refrattari, no, ad abbracciare questo mondo del pagamento digitale, no, della carta di credito, preferiscono molto il contante per vari motivi che tutti sanno. E insomma, quindi abbiamo detto, ma perché non inserirci in questa piega storica, no, del mercato, no, della società, no, dell'attività imprenditoriale, con un prodotto che gli permette in 448 di richiedere un pagamento ad un costo ridicolo, anzi, per la precisione, il nostro servizio nella fase di lockdown vero e proprio era addirittura fornito gratuitamente, cioè, alle aziende che volevano utilizzarlo, anche come esperimento, no, nostro. E abbiamo realizzato questa piattaforma, appunto, che sì, è un pagamento, ma a noi piace più chiamarlo e-commerce headless, cioè è un e-commerce che ti offre solo tutti gli strumenti finali dell'acquisto online, che vanno da il pagamento, tutta la fase di checkout, alla gestione dell'ordine per il venditore, il merchant, e poi anche tutto il follow up che riguarda la cosa successiva del seguire l'ordine dal punto di vista dell'utente. E tutto questo, tra l'altro, riusciamo a farlo senza richiedere nessuna registrazione dell'utente. Quindi adesso vi lascio anche, tra l'altro, in chat quantoledevo.it il link del sito, così vi potete vedere come funziona. E oltretutto potete fare anche una prova dimostrativa, no, sul, come se foste un pochettino un negozio, potete entrare lì dentro, creare una richiesta di pagamento che verrà inviata poi tramite un link
che può essere inviato in qualsiasi modo, ci tengo a specificare, nel senso che questi commercianti normalmente sono abituati a usare molto il cellulare, magari non è neanche il cellulare più evoluto del mondo, no? Perché è un cellulare da lavoro, no? Appunto, stiamo parlando di veramente persone che poi si confrontano anche con una grande variabilità del prodotto venduto giorno per giorno, quindi fanno il conto e inviano la richiesta di pagamento di questo conto della merce, che può essere dalla cassetta di frutta al vassoio di pasticcini, la cassa di vino, no? Robe di questo genere. Al cliente arriva il link attraverso un messaggio su una chat, WhatsApp, SMS, email. Il sistema ovviamente manda l'email automaticamente, ma non è obbligatorio, voglio dire. Quindi anche la signora Maria, che non ha voglia di aprirsi il client di posta tutti i giorni davanti al computer, se lo vede ricevere sul suo telefonino, clicca il link e va ad inserire i propri dati della consegna, dei dati di consegna della spedizione, e a pagare con carta di credito in modo molto semplice attraverso l'appoggio, no, alla piattaforma Stripe, di cui noi facciamo solitamente uso, quindi in modo molto rapido ed efficace. Cosa succede dall'altra parte? Il venditore si vede ricevere la notifica di pagamento e poi tutti i dati che riguardano la spedizione, quindi questo appunto gli permette anche di gestire in un modo un po' più intelligente, un po' più organizzato, quello che normalmente viene fatto magari su pizzini, appunti buttate lì sul bancone, no, del negozio, robe di questo genere che tutti appunto abbiamo visto, ma e che sono tornati tutt'oggi. Cioè, questo è tra l'altro la cosa interessante di cui discuterei anche oggi, cioè il fatto che noi abbiamo visto un grande interesse su questa piattaforma nel momento del lockdown. Dal momento in cui si è partito con una semi-riapertura dei negozi in qualche forma, tra mille difficoltà, con ingressi contingentati, tutti questi negozi che sono stati sempre un po' refrattari ad utilizzare questo tipo di tecnologie, hanno cancellato bellamente il ricordo di quello che è stato. L'impressione è questa. Io avrei scommesso il contrario, forse ero troppo ottimista, qualcuno dei miei colleghi invece era più pessimista di me, ha avuto ragione, nel senso molti negozi si sono dimenticati di queste cose, ma tuttora noi ci crediamo, perché ci sembra veramente un po' inverosimile, paradossale, no? Il fatto di non sfruttare la comodità di certe cose. Pensate al fatto che questi negozi appunto fornivano un servizio. Io stesso, per esempio, ho conosciuto molti negozi di quartiere che prima non conoscevo e che fornivano ottimi prodotti con un ottimo servizio di consegna a domicilio. Oggi, se devo di nuovo fare un acquisto, chi scelgo? Scelgo quello che magari di nuovo mi consegna a casa e mi fornisce di nuovo la consegna a domicilio, oppure torno al servizio di prima, un pochettino, no, così, come dire, di malumore, no? Come cliente, intendo dire, no? Nel senso, è brutto il lockdown, però bello anche farsi consegnare le cose a casa, no? Come poi faceva il pizzicagnolo anni fa, no? Cioè, non è una cosa neanche che... Non è stato il lockdown a inventare la consegna a domicilio, non sono stati i delivery Glovo e Just Eat a inventare il delivery, intendiamoci, no? Le botteghe di quartiere l'hanno sempre fatto, no? Ecco. Oggi si può farlo, si può raggiungere un nuovo bacino d'utenza, di clientela, bisogna chiaramente gestirla in un modo un po' più efficiente, no? Nel senso che altrimenti ti perdi i pezzi, no? C'è chi richiede addirittura il pagamento in bonifico. Cioè, io faccio l'ordine della spesa, poi devo aspettare 3 giorni che mi venga accreditato il bonifico sul conto del venditore per vedere la conferma e lui me lo porta, si organizza, passa una settimana. Cioè, PayPal fornisce un servizio simile, ma non gestisce gli ordini e ha dei costi proibitivi. PayPal è il più costoso gateway di pagamento oggi esistente, per capirci, ancora più degli istituti bancari, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate al rischio di andare in giro a prelevare il contante e portarsi in giro per le consegne magari migliaia di euro in tasca di contante, che poi magari è pure un corriere. Io racconto questa storia qua, poi lascio la parola al mio collega, racconto solo questa storia qua che è rappresentativa di un corriere che mi ha portato a casa dei beni che ho richiesto, di un negozio qua di quartiere quasi, poco distante da me. È arrivato il corriere con la bustina delle monete
che il negoziante gli aveva lasciato dentro per darmi il resto, ecco. Cioè, un'immagine d'altri tempi, io credo, no? Ecco, cioè, per piacere fatemi pagare con la carta di credito, tracciamo le transazioni e organizziamoci, efficientiamo certi processi, perché nel 2020 mi sembra veramente surreale che non si possa fare, perché è molto facile, provatelo anche voi sul sito, è veramente una roba che può farlo chiunque, non sono necessari strumenti di nessun genere, non è necessario nessun know-how, quindi insomma è uno strumento semplice, così come l'ho raccontato. Non c'è nulla di più, nulla di meno. Andrea, quali sono i costi e per l'esercente e per il consumatore? Per il consumatore nessuno, nel senso che pagando con carta di credito paga l'importo che gli ha dato l'esercente, quindi non cambia assolutamente nulla. Se sono 10 euro, sono 10 euro. Non ci sono ricarichi, a meno che il commerciante non voglia applicarli, intendiamoci. Per il commerciante ci sono i costi di servizio della piattaforma, che al momento è ipotizzato in 15 euro al mese per l'utilizzo del servizio, più dei costi variabili dovuti al gateway di pagamento, ma che, ripeto, sono i costi più bassi del mercato che si trovano oggi come oggi. Quali vantaggi ha l'utilizzo di Stripe per i pagamenti rispetto ad altri sistemi? Il costo, appunto, dei costi variabili, che sono i più bassi del mercato. L'efficienza è ormai uno standard. Per capirci, Shopify, il sistema di pagamento di Shopify oggi come oggi è Stripe, è uno Stripe mascherato praticamente. Stiamo parlando della più grande piattaforma di e-commerce a livello industriale, no? Standard, quindi diciamo, se lo utilizzano loro ci si può fidare. La vostra startup è abbastanza giovane. Attualmente quanti sono i commercianti che utilizzano la vostra soluzione? Ad oggi c'è una catena di franchise che è Mondo Nuovo Altro Mercato qua su Torino, che ha diversi negozi, la sto utilizzando. Poi appunto noi come azienda, diciamo, è per quello che, a differenza di una startup, questo è più un progetto, un concept, una butad, no? Una provocazione quasi che abbiamo voluto lanciare, quindi insomma ci dobbiamo dedicare del tempo, perché è un progetto che ha qualcosa come, oggi è il 4 giugno, qualcosa come 3 settimane di vita, per capirci. Ecco, e dopo 3 settimane qual è il feedback che ti senti di comunicare? Positivo? Molto positivo, mediocre? No, il feedback è sempre stato positivo, cioè chi l'ha visto è sempre stato interessato, e anche senza fare nomi precisi, però ci siamo confrontati anche con soggetti più a livello nazionale, di brand a livello nazionale, che sono molto indietro sulla vendita online, lo fanno ma un po' zoppicando, e si sono detti subito interessati. Però c'è sempre anche questo mood a tutto italiano sul fatto che, passata la burrasca, va bene, si ritorna a fare le cose come si facevano prima, no? Perché tanto poi aspettiamo la prossima burrasca e vediamo la prossima burrasca. Ecco, quindi, cioè, quello, ma noi siamo anche fiduciosi sul fatto che questo è un nostro problema, nel senso che noi normalmente facciamo delle cose che poi, come dire, hanno un riscontro più avanti nel tempo. Però la cosa positiva è che arriviamo pronti, ecco. Andrea, infine, prima di passare la parola ad Armin Zadakbar, ecco, la vostra piattaforma ha circa 3 settimane di vita. Ci sono degli elementi per andare a ipotizzare una espansione e quindi un'apertura non solo nell'area torinese o nel Piemonte, ma coinvolgere altre realtà, magari partner in altre città d'Italia? Certo che sì, assolutamente, nel senso che la nostra realtà, come quanto le devo, è molto radicata nella tradizione italiana del piccolo commerciante, del negozio di quartiere. È proprio lui che si sbatte contro questa barriera del digitale e che io mi sento di dire quasi la rifiuta, no? Perché le cose si sono sempre fatte così e quindi continuiamo a farle così. Quanto le devo rappresenta la possibilità di aggiungere un pezzo senza stravolgere nulla di quello che tu stai già facendo.
cioè questa è anche una cosa importante da capire di quanto le devo, cioè il fatto che non stravolge per niente il flusso lavorativo normale di queste piccole realtà, ma gli dà semplicemente un'opportunità in più. Quindi ovviamente sì, certo, nel momento in cui ci siano delle richieste, noi avremo modo di anche comunicare un po' meglio l'esistenza di quanto le devo, sicuramente siamo aperti a qualsiasi cosa, ci mancherebbe. Allora, ti ringrazio. Grazie a te. Se qualcuno nei prossimi minuti scriverà qualche domanda, ne vedo una. Potreste essere i partner ideali delle pizzerie che fanno consegne a domicilio e possono ottimizzare i tempi di consegna. Per esempio, esatto. Certo. È un'ipotesi. Certo, io guarda, aggiungo solamente una cosa nella chat, così anche per chi è più curioso e vuole approfondire, metto un link dove potete visualizzare un PDF di presentazione rivolto alle aziende, diciamo, ai vendor, però descrive anche i valori e diciamo il funzionamento di base della piattaforma per chi vuole approfondire. Va bene, grazie nel frattempo. Grazie a voi. Andrea. Ripeto, se arriveranno altre domande in chat, magari al termine di tutte le presentazioni, te le porrò. E allora, grazie. È il momento di Armin Zadakbar, spero averlo pronunciato nel modo giusto, che ci parlerà di Armin Bar, che insomma, collega un po' il suo nome e cognome. Che cos'è Armin Bar? Allora, Fabio, scusatemi ragazzi, io purtroppo vi devo salutare come anticipato, vi auguro una buona continuazione, per tutto il resto se volete ci sentiamo anche dopo. Va bene, grazie mille. Marco Montolese. Armin, 10 minuti per te. Allora, prima di tutto solo una cosa per dire che il nome dell'azienda è The Armin Bar, THE. E anche ho visto che avete usato una foto di un bar, non è un bar. In realtà io vi ho preparato un paio di slide, se volete posso condividere lo schermo. Fatemi sapere se potete vedere il mio screen. Sì. Ecco, in realtà di Armin Bar è un'agenzia di comunicazione. Boutique Digital Agency, e diciamo Boutique Digital Agency for the now, per adesso. E, discorso è che anche per il nome bar è l'ultima parte del mio cognome, anche bar è un come concetto dove tu vai a spendere un bel tempo. Per noi anche come diciamo importante il viaggio, non destination. Glorifying the journey. Vi dico solo un piccolo background che chi sono io. Io di Armin Bar non è primo l'azienda che ho fatto, ma l'agenzia che ho iniziato a New York. Abbiamo aperto ufficio a Milano due anni e qualcosa fa a Talent Garden Calabiana. Io sono ormai adesso 10 anni, sono tra Italia e Stati Uniti. Lavoro anche come business coach per Commissione Europea per Horizon 2020. E, come lecturer adesso più di 5 anni a Bologna Business School, anche Talent Garden Innovation School, guest lecturer anche altre università come Bocconi o Pace University a New York. Il team che abbiamo è un team molto internazionale, che in ufficio di Milano siamo un team da tanti paesi, da Stati Uniti, Italia, Messico, Bulgaria, Romania e Cina. E, per noi in realtà settore food and beverage, entrare in questo settore è stato diciamo per caso siamo entrati dentro questo settore. Prima lavoravamo e avevamo tanti clienti a settore di moda a New York City, clean tech, San Francisco, cyber security a Tel Aviv, ma
per caso, perché quando anche sono trasferito a Milano ho iniziato a mangiare dentro un posto vicino a casa mia, ho visto c'era un piccolo burgeria che avevano buon burger, buon servizio, ma non c'era tanto tanti movimenti lì. Abbiamo iniziato a parlare con loro, loro anche non avevano anche soldi per spendere come essere nostro cliente. Abbiamo fatto un partnership con loro, io sono entrato come socio e per noi è anche stata una sfida. E abbiamo iniziato questo progetto, questa sfida nel mondo di ristorazione che, in Milano, che è stato il primo progetto. E dentro questo progetto in 9 settimane noi siamo, abbiamo raggiunto a arrivare al numero uno di TripAdvisor in tutti i ristoranti a Milano. E questo anche è scritto anche un articolo su LinkedIn e spiegato tutto step by step cosa abbiamo fatto. E un aumento di 300% del fatturato in 4 mesi. Eravamo lì sempre numero uno, due, tre, tante volte anche, ma sempre lì. Per 10 mesi, per vari motivi, io sono uscito. Ma alla fine Milano, anche settore ristorazione, food and beverage, è molto grande, ma molto piccolo. Tutti conoscono tutti. E questo è stato una cosa che... C'erano tante altre persone nel settore che hanno sentito che c'è un'azienda che stanno facendo, hanno aiutato questo piccolo locale a avere un successo incredibile. Piano piano abbiamo preso altri clienti, tutto su passaparole, 100% erano loro che sono arrivati a noi. Per esempio, non so se conoscete l'evento Gin Day, che io l'anno scorso anche ho dentro contratto che avevo con loro, per tutti i Tigers entrato dentro questo evento era gratis. E in 2 giorni avevamo 3.015 ingressi e questo è stato anche un evento, un successo interessante che stavamo preparando con organizzatore di questo evento per organizzare un grande evento a maggio che si chiama Mixology Experience. Aspettavamo quasi 9-10 mila persone in 2 giorni, ma purtroppo durante per discorso di lockdown e pandemia non potevamo farlo. A parte questi, anche sono arrivati altri clienti, se siete a Milano, sono sicuro ormai tutti conoscete almeno Canteen. Tutto il gruppo Luca Guelfi da ristoranti come Canteen, Petit, Saigon, Shimokita, Oyster Bar, che questo anche era l'ultimo che hanno aperto qua a Milano. Anche tutti i posti a Costa Smeralda che c'erano un gruppo molto importante di ristorazione in Italia ormai, che con loro, che sono anche vicini di casa, amici, ormai adesso amici della famiglia, con loro anche avevamo un aumento molto interessante, quasi 50% su prenotazione per una catena che fatturano milioni di euro. Questi erano cifre importanti. Dopo un po' anche eravamo fortunati che anche Forbes ha conosciuto il nostro effort qua in Italia, che hanno scelto io e l'agenzia come una persona, un'azienda che fanno la differenza in Italia. Aspettavamo che 2020 diventa l'anno che noi espandiamo di più, ma abbiamo focalizzato ormai, come avete visto, un po' su parte di food and beverage. Anche abbiamo preso un cliente corporate importante, Lavazza, su un progetto che adesso non posso spiegare il progetto per discorso di NDA che ho, ma lanciamo un progetto con loro anche a settembre. Adesso ormai
più di ormai 9 mesi che stavamo lavorando su questo progetto con loro. E è successo la pandemia, tutto chiuso, o maggior parte dei nostri clienti per forza dovevano chiudere, non fatturano, e vuol dire che noi anche abbiamo perso parte importante del nostro fatturato. Quindi dovevamo anche, tra virgolette, reinventarci. Un giorno fare, diciamo, brainstorming con Luca Guelfi, di tutto il gruppo di Luca Guelfi, di tutti questi ristoranti. Con Luca abbiamo fatto un brainstorming, abbiamo capito, ok, non possiamo aspettare di più. Abbiamo visto che, ok, cosa possiamo fare? Non è che anche dobbiamo reinventare ruota. Abbiamo visto, ok, abbiamo già la struttura di cucine, che del ristorante che abbiamo. Abbiamo già la staff. Tramite social e mailing list, più di 120.000 clienti che abbiamo sotto ombrello di Luca Guelfi Company a Milano. Quindi perché non creiamo un ghost kitchen, una cucina per fare consegna, solo consegna a domicilio, e comunichiamo direttamente a tutti i nostri clienti e iniziamo a fare questo progetto. Dal giorno che abbiamo fatto quel brainstorming, che è stato 1° aprile, noi abbiamo fatto la prima consegna 9 aprile la sera, che questo è stato anche un successo importante per vari motivi. Prima di tutto, noi abbiamo focalizzato su umanizzare tutto il rapporto che avevamo con i clienti. Non abbiamo usato, per esempio, piattaforme delivery come Deliveroo, Glovo e tutto l'altro, per due motivi. Prima, loro prendono quasi 30% del fatturato. Per noi questo è stato una cifra importante. La seconda cosa, in particolare del tipo di clientela che avevamo sotto ombrello del gruppo, era che volevamo dare un altro livello di servizio, un servizio molto curato, quindi abbiamo usato il nostro staff per fare la consegna. Abbiamo fatto questa scelta non solo per discorso di risparmiare su parte di consegna, ma anche così per garantire ai nostri clienti che non solo su parte di preparazione, ma anche parte consegna, tutto sotto nostro controllo, anche su parte di igienico. Armin, scusa se ti interrompo, abbiamo un solo minuto ancora. Ok, è stato anche quello un successo che in 12 giorni noi abbiamo siamo arrivati a break even point, e eravamo anche un po' diciamo lucky, perché è stato anche durante il momento che tutte le notizie erano notizie negative. Quindi questa storia è stata una storia positiva, che qualcuno durante il lockdown ha iniziato un lavoro, un nuovo business. Quindi da Rai 1, Rai 3, Corriere della Sera, GQ Italia, Fine Dining Lovers, il Milanese Imbruttito, tutto avevano anche, tutti loro hanno chiamato per fare una intervista, fare un articolo. Quindi questo è stato anche l'ultimo progetto che nel mondo di food and beverage abbiamo fatto. Questi sono anche ormai un paio di clienti che adesso abbiamo nel mondo di food and beverage in Milano, a parte Lavazza, che a Torino. Grazie mille, se c'è qualche domanda. Allora, grazie Armin. Devo intanto chiederti quali sono
le prime tre cose che fate quando iniziate a collaborare con un locale? Non sono sicuro se ho capito la domanda. Prime cose quando, che fate... Quando iniziate a collaborare con un locale, quali sono le prime tre azioni che andate a eseguire? Prima di tutto, non è solo un locale, ma in generale. Noi abbiamo un'attività in generale. Prima di tutto, capire dove siamo vuol dire loro dove sono discorso di clienti attuali, clienti potenziali, le risorse che hanno, mercato, competitor, per esempio. Vi dico due esempi, esempio di burgeria, esempio di canteen. Abbiamo capito le persone che vanno a burgeria vanno per il prodotto, non vanno lì per fare la serata. Le persone che vanno a canteen non vanno lì perché cucina messicana, ok, cibo è buona, ma non vai a canteen per fare cena e ciao, vai lì per fare la serata. Quindi alla fine capiamo cosa vendiamo. Canteen, vai lì, prendi un margarita o prendi una fajitas, ma non vai lì perché è il miglior fajitas nel mondo. Vai lì perché c'è bella musica, bell'ambiente, belle gente, tuoi amici. Per quello è che le cliente pagano. Capiamo perché... La gente devono comprare cosa che vendi, non necessariamente cosa vendi. Non so se è chiaro. Quando abbiamo capito quello, la seconda step diventa, ok, abbiamo capito questo, ma dove è l'attenzione di queste persone? L'attenzione di queste persone non è sempre su certo tipo di social, può essere anche offline o anche... anche quando parliamo di social media, che canale di social e che pagina, questo ok, dobbiamo andare lì, dobbiamo andare lì. Adesso anche abbiamo capito che perché devono comprare, creare i contenuti, non focalizzare su cosa vogliamo dire noi, ma cosa loro volevano sentire. Noi abbiamo una frase che dico sempre, non sono in grado a tradurlo in italiano, vi dico in inglese. Io sempre dico, my job is to figure out which parts of your truth are marketable. Quindi capiamo se tu puoi, se tu hai tre punti A, B, C, e pensi che hai il miglior cosa che ho io, ma i clienti capiamo che cercano, per loro è importante C, dobbiamo creare e parlare di C. Non importa cosa tu pensi è più importante, ma cosa è il cliente, il valore che possiamo dare a loro. E dopo questo diventa, abbiamo creato i contenuti, abbiamo capito dove dobbiamo distribuire, iniziamo. Fino a quel momento e tutto è su base di ipotesi, creiamo questo, prendiamo il feedback, aggiustiamo, repeat. Questo diventa, noi ormai creiamo una macchina di vendita semi-automatico. Perché semi-automatico, non 100% automatico? Perché fino ad oggi ci sono certe cose che un umano può fare meglio di una macchina. Macchina vuol dire l'algoritmo, per esempio, di social. Quindi lasciamo la macchina fare cosa che fa meglio la macchina, l'umano fa cosa che fa l'umano meglio. Che cosa sono queste due che un umano ancora fa adesso, oggi fa meglio di tutte le robot e tutti gli algoritmi? Critical thinking, pensare in modo critico, e creatività. Noi queste due ancora fa un umano, per il resto, per scalare tutto distribuzione, per esempio, di contenuti, usiamo usiamo il l'algoritmi. Grazie Armin, sei stato chiarissimo e mi piace molto l'applicazione del buon senso applicato
alla vendita, che si traduce poi in una sola parola, marketing. Direi che è il momento di Posto del Cuore, presentato da Maria Beatrice Casarosa. Maria Beatrice, sei presente? Sì, ciao a tutti, mi sentite? Ciao, ciao, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. E che cos'è il Posto del Cuore? Allora, io appunto, se posso, abbiamo preparato una presentazione appunto che vi permetterà di capire meglio di che cosa si tratta. Quindi inizio a fare screen sharing, ditemi quando vedete. Ditemi quando vedete il mio schermo. Voi hai 10 minuti, poi abbiamo noi 5 minuti per fare qualche domanda e ridare la parola a Marcello per le conclusioni. Va benissimo. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Maria Beatrice e sono una delle fondatrici della piattaforma Posto del Cuore, insieme a Marica, Mortesa, Soe ed Adriano, che sono presenti anche loro nella call. Posto del Cuore è una piattaforma che nasce 2 mesi fa da un bisogno nostalgico, ovvero la voglia che ci accomunava tutti e che avevamo di tornare nei nostri posti del cuore. Quei ristoranti dove siamo soliti andare per festeggiare i nostri successi, quei ristoranti dove andiamo per il primo appuntamento o dove di solito passiamo una serata in serata con i nostri amici. Ecco, tutto questo durante il lockdown ci mancava profondamente, quindi abbiamo detto: ma perché non programmare oggi la prima cena fuori quando questo periodo ce lo saremo lasciati alle spalle? Ecco, da qui nasce l'idea di lanciare la piattaforma solidale Posto del Cuore a sostegno delle attività commerciali, in particolar modo della ristorazione, attraverso la vendita di voucher. Vediamo quindi brevemente appunto da dove siamo partiti, quello che era il contesto. Come ho detto appunto, è partito tutto dalla chiusura dei ristoranti, ovvero 300.000 punti di ristoro che hanno chiuso, che hanno causato oggi un rischio di chiusura per i bar e ristoranti pari al 30%, che si traduce in 377.000 posti di lavoro a rischio e una stima di perdita di fatturato pari a 28 miliardi. Quindi abbiamo detto: ok, noi in questa situazione molto di difficoltà, cosa possiamo fare? Come possiamo supportare e sostenere i nostri posti del cuore? Da qui nasce quindi l'idea di lanciare una piattaforma solidale gratuita a sostegno della ristorazione attraverso la vendita di voucher. Quindi dare la possibilità di acquistare un voucher durante il periodo di chiusura dei ristoranti con un premio sul valore di acquisto per il cliente e con una validità fino appunto al 2021, quindi un arco temporale molto ampio, in modo tale che anche il cliente possa avere tutto il tempo e sentirsi pronto di tornare nei propri posti del cuore. Quindi abbiamo, diciamo, tracciato quella che è la nostra roadmap, andando proprio a delineare una fase 1, una fase 2 e una fase 3. La fase 1 che si concentra appunto sulla vendita di voucher, la fase 2 che invece è la fase di riapertura dei ristoranti e quindi i nuovi servizi che servono per rispondere e sostenere la ristorazione, e la fase 3 è tutto quello che ci aspettiamo per il nostro futuro. Andando quindi appunto nel dettaglio della fase 1, come vi ho detto, abbiamo lanciato la piattaforma Posto del Cuore il 3 aprile. La piattaforma Posto del Cuore quindi dà la possibilità a un ristorante di aderire alla piattaforma direttamente dal sito. Una volta che il ristorante si iscrive al sito, ha la possibilità di vendere dei voucher e sarà lui a scegliere autonomamente la tipologia di offerta da vendere ai propri clienti più affezionati, e il ristorante riceverà un pagamento immediato tramite bonifico PayPal o Satispay senza nessuna commissione che gli venga trattenuta. Abbiamo lanciato questo servizio, infatti... Abbiamo lanciato questo servizio... Mettere in mute, per favore. Piangi mentre dormi tu? Abbiamo lanciato questo servizio appunto gratuitamente, che ha permesso proprio di ricevere ai ristoranti un'entrata immediata economica e quindi di avere ulteriori opportunità di guadagno in un periodo di grande difficoltà per loro. Volendo appunto valorizzare sempre di più quello che è la ristorazione italiana, abbiamo fatto una campagna in partnership con il magazine Mangia e Bevi Italiano, incentrata appunto sulla valorizzazione dei prodotti italiani, e quindi il concetto era sempre il medesimo, quello di vendere dei voucher, ma in questo modo si andava a valorizzare un menù con materie prime italiane per valorizzare il patrimonio enogastronomico e quindi tutto quello che è il Made in Italy. Ovviamente sempre con dei voucher che avessero un prezzo che andava con una riduzione dal 15 al 30% rispetto ai prezzi abituali, proprio per gratificare comunque i clienti che vogliono sostenere il proprio posto del cuore.
Questa campagna, che quindi appunto è stata volta a concentrarsi molto di più sulla qualità, infatti ci ha permesso di reclutare anche ristoranti stellati che ad oggi sono presenti sulla piattaforma, come appunto Osteria Arbustico, il Convivio Troiani e la Capinera. Tutto questo successo che abbiamo riscontrato ci ha permesso appunto di far parlare molto di noi, hanno parlato di noi moltissimi giornali, dal Sole 24 Ore, Corriere della Sera, ma così anche come molti influencer sui social media hanno condiviso la nostra iniziativa e hanno sposato appunto la nostra causa. Passiamo poi appunto a quella che è la fase 2, la fase di riapertura dei locali. Noi fin dall'inizio appunto nasciamo per sostenere i nostri posti del cuore, quindi ci siamo chiesti quali fossero le necessità nel momento della riapertura. I locali hanno riaperto, i ristoranti hanno riaperto, ma ovviamente non in un contesto come quello precedente, e qui abbiamo voluto quindi supportarli su quelli che era la necessità in questo momento, ovvero quella di garantire igiene e sicurezza all'interno del locale. Per farlo quindi stiamo offrendo un servizio di menu digitale gratuito, dove anche qua il ristorante può richiederlo direttamente dalla piattaforma, compilando un form e mandandoci la versione finale del proprio menu. Quindi condividendo diciamo la versione definitiva del proprio menu, noi procediamo a creare una pagina personale del ristorante sempre sulla nostra piattaforma Posto del Cuore, a digitalizzare il menu e gli forniamo poi il QR code che può stampare e mettere sui propri tavoli in modo tale appunto da farlo scansionare ai propri clienti. Questo appunto è un esempio, una foto di uno dei primi ristoranti che è stato proprio lui a richiederci il nostro supporto nello sviluppo del menu digitale. Quindi appunto questo ha permesso di rispondere a un'ulteriore richiesta appunto per garantire igiene e sicurezza nei nostri posti del cuore, e in 2 settimane dal lancio del servizio del menu digitale abbiamo avuto oltre 400 richieste di menu digitale sul sito, e ad oggi ci sono più di 200 ristoranti che in Italia stanno offrendo il nostro menu digitale. Quindi è appunto una modalità semplice ed immediata che abbiamo trovato molto di successo per iniziare a digitalizzare il mondo della ristorazione. Un altro aspetto su cui ci siamo sempre focalizzati fin dall'inizio era il sostegno non solo economico ma anche emotivo. I ristoranti fin da subito infatti erano veramente molto contenti del fatto che ragazzi giovani dedicano il proprio tempo appunto per aiutarli, e più che altro che ci siano veramente tantissimi clienti affezionati che vogliono comprare e sostenere i propri posti del cuore. Quindi abbiamo lanciato format su Instagram e nelle ultime 2 settimane abbiamo creato proprio invece anche una parte sul sito, una nuova feature del sito che permette ai clienti di scrivere una dedica al proprio posto del cuore, proprio appunto per lasciare dei messaggi positivi, quindi di raccontare le proprie esperienze, perché quel ristorante è il loro posto del cuore. Passiamo quindi a quella che è invece la fase 3, quelle che sono tutte le nostre ambizioni. Le nostre ambizioni si traducono nel voler essere la prima piattaforma dei posti del cuore, ovvero una vetrina per i ristoranti e un punto diretto di contatto con i propri clienti più affezionati. Ad oggi non esiste una piattaforma che dia voce ai ristoranti, che permetta di metterli in contatto con i propri clienti più affezionati. E noi vorremmo essere appunto la prima community in Italia per la ristorazione, quindi un vero e proprio punto di riferimento per rispondere alle nuove sfide della ristorazione. Quindi appunto nel momento in cui erano chiusi, sostenerli con ulteriori opportunità di guadagno con i voucher. Nel momento in cui riaprono hanno bisogno di garantire igiene e sicurezza, fornirgli il servizio del menu digitale. Ma ogni volta ci saranno nuove sfide a cui noi vogliamo appunto rispondere e sostenerli. E questo appunto si traduce ovviamente in una maggiore digitalizzazione della ristorazione. Perché quello che abbiamo notato con i nostri appunto clienti sulla piattaforma è che sono veramente poco digitalizzati, sono comunque ristoranti molto grandi che si tramandano da generazioni, ma il livello di digitalizzazione è scarso, e nel momento in cui noi li sosteniamo, li supportiamo e diamo consigli su cosa postare sui social, i messaggi da mandare su WhatsApp ai propri clienti per far acquistare voucher, loro ci ascoltano e abbiamo visto che riscontrano anche diciamo molto successo. I ristoranti che appunto condividono di più sono quelli ovviamente che vendono più voucher e quelli più presenti e attivi sulla nostra piattaforma. E quindi questo si può tradurre ovviamente ad esempio anche in webinar che possono essere fatti per dare consigli ai ristoranti, su dei video tutorial su YouTube, quindi creare proprio una vera e propria community.
Ovviamente appunto per noi alla base di tutto c'è un sostegno solidale per la ristorazione, quindi continuare a mantenere la gratuità del servizio, e per far questo ovviamente cerchiamo collaborazioni con aziende consumer goods operanti appunto nel settore, nel canale Horeca, che ci possano permettere e continuare di garantire la gratuità del servizio, per sostenere appunto la ristorazione e permettere una loro digitalizzazione e una serie di servizi che possano migliorarli. Ad esempio, quindi, questo può essere fatto con i voucher che possono essere venduti alle aziende come benefit aziendali, così come ovviamente appunto la vendita di spazio pubblicitario o push di prodotti su ristoranti selezionati. Per quanto riguarda infatti la vendita di voucher come benefit aziendali... Ti sei bloccata. Secondo noi potrebbe... Mi sentite? Sì, ora sì, okay. Eri bloccata per qualche secondo. Ok, dicevo appunto che per la parte di vendita di voucher come benefit aziendali ci immaginiamo che secondo noi sarebbe veramente molto bello se le aziende per prime si impegnassero a sostenere anche loro, i loro clienti e i ristoranti. Infatti stiamo valutando quindi l'opzione dei voucher aziendali solidali, e infatti siamo stati contattati anche ad esempio da Binario F, e quindi questa potrebbe essere una strada per appunto sostenere la ristorazione. Sono ovviamente ambizioni diciamo che ci aspettiamo molto alte, che però sono anche dettate da ottimi risultati che abbiamo raggiunto in 2 mesi di attività. Siamo riusciti a reclutare 400 ristoranti che sono presenti sul sito, e di questi oltre la metà offrono voucher. Abbiamo avuto più di 400 richieste di menu digitale in 2 settimane, oltre 50 ristoranti vendono voucher, e siamo riusciti a vendere voucher per 18.000 euro in soli 2 mesi, con anche ottimi risultati in termini di visite al sito per settimana e di utenti unici e durata media del sito. Anche lanciando nelle sue ultime 2 settimane la nuova feature delle dediche, abbiamo raccolto 150 dediche per appunto i posti del cuore. Questo infatti ci ha permesso di avere anche delle storie di successo, come quella di 21 Grammi, che è un ristorante, una bellissima realtà di Brescia, che è gestita da ragazzi down, dove hanno aderito alla nostra iniziativa a Pasqua. È stato scritto un articolo sul Corriere della Sera e dopo pochi giorni ci ha contattato il responsabile, che erano felicissimi dei risultati ottenuti, perché aderendo appunto alla nostra iniziativa erano riusciti a vendere moltissimi voucher. Appunto, non so se sentite il video, però appunto una testimonianza che ti ringraziano e dicono che grazie a noi sono comunque sono riusciti a sostenere i costi che avevano e comunque a riaprire dopo il periodo di lockdown. Infine, per quanto riguarda la parte appunto di partnership che stiamo iniziando ad avere, nelle ultime settimane stiamo collaborando con Nextdoor. In particolar modo Nextdoor ha inserito l'URL della gift card posto nel cuore nei profili dei ristoranti, così da aumentare le opportunità di vendita. Abbiamo inoltre selezionato 3 ristoranti nell'area di Milano e siamo andati a fare delle azioni di geofencing marketing, andando diciamo a pushare delle comunicazioni ad hoc per i ristoranti, quindi stimolare gli utenti dell'app Nextdoor ad acquistare poi voucher nei quartieri appunto dove sono presenti questi ristoranti. Il team, come dicevo, siamo io, Adriano, Mortesa, Marica e Soe, e poi ci sono anche altre 4 ragazze che ci supportano per la parte di social media. E quello che appunto vi invito a fare è, di solito questo QR code è messo nei nostri ristoranti, se voi ora scansionate il QR code, questo è il QR code di Posto del Cuore, dove potrete avere appunto tutte le informazioni sulla l'iniziativa Posto del Cuore e anche tutti i nostri recapiti se vorrete approfondire. Intanto ti ringrazio, Maria Beatrice, per la rapidità. Devo chiederti, al di là del feedback di 21 Grammi, ne avete avuti altri da parte dei ristoratori che hanno aderito all'iniziativa? Sì, sì, moltissimi. Noi siamo veramente in contatto con tantissimi ristoranti, e appunto il ristorante Da Nicola, che è stato proprio lui a chiederci il servizio del menu digitale, perché aveva trovato altre start-up che erano anche nate ora e lo offrivano, ma ci ha proprio detto: noi vogliamo voi. Quindi anche con i ristoranti abbiamo tantissimi contatti, anche ad esempio li abbiamo coinvolti in delle dirette sui nostri social per parlare appunto della loro esperienza in questo periodo. Siamo con quelli appunto che vendono
voucher, diciamo, che ci siamo in contatto dall'inizio, abbiamo degli ottimi rapporti, li sentiamo quotidianamente, anche perché comunque ci chiedono molte informazioni, ma anche durante la fase di lockdown li sentivamo anche per, tra virgolette, caricarli e motivarli nel riaprire, dicendogli: guardate che ci sono veramente tanti clienti vostri affezionati che non vedono l'ora di tornare nei loro posti del cuore. L'iniziativa è stata supportata, suppongo, attraverso l'autofinanziamento dei soci. Esattamente. E quindi, insomma, ancora per un certo periodo avrete la possibilità di supportare il settore della ristorazione attraverso questo strumento. Avete fatto un business plan per andare a monetizzare in qualche modo gli sforzi eseguiti, coinvolgendo appunto degli sponsor, delle aziende che possono in qualche modo supportarvi economicamente, supportando contemporaneamente anche il settore della ristorazione? Sì, esattamente. Noi appunto stiamo lavorando al business plan, come appunto avevo prima parlato della nostra ambizione, lì rientrano tutte le possibilità che possiamo avere per andare a monetizzare. Quello che ci terremo noi a continuare a garantire è la gratuità per i ristoranti, quindi per le attività commerciali, e per far questo appunto era l'opzione delle partnership e delle collaborazioni con aziende, con consumer goods nel settore Horeca o anche altri, che ad esempio potrebbero appunto acquistare i voucher e darli poi ai propri dipendenti come benefit aziendali solidali. Questo ad esempio potrebbe essere una prospettiva in questo senso, un diverso scenario. Però anche a livello di digitalizzazione di tutto lo spazio che ci può essere per offrire servizi di digitalizzazione, abbiamo visto che ce ne sono veramente molte di opportunità, perché non sono assolutamente appunto digitalizzati. Quindi anche un domani poi ci possono essere, ovviamente, andare a offrire un servizio verticalizzato o delle soluzioni ad hoc, tutto che appunto risponda ai bisogni e alle necessità di quella che è di quelle che sono le attività commerciali. Beatrice, ieri avete compiuto 2 mesi di attività. È un bel complimese, perché le adesioni hanno superato il numero di 400 unità, e che cosa immaginate per i prossimi 60 giorni? Allora, noi stiamo appunto continuiamo a ricevere moltissime richieste per il menu digitale, quindi sicuramente questo è un servizio che è molto caldo e che continuiamo e crediamo di continuare a ricevere ancora molte richieste. Poi appunto siamo nati, come dicevo appunto, 2 mesi fa da un nostro bisogno, che però ha riscontrato grande successo, abbiamo avuto quindi una giusta intuizione, e da lì appunto è stato tutto un crescendo. Quindi, come dicevo, abbiamo ora sviluppato questi 2 servizi, ma che poi possono essere integrati con ulteriori soluzioni che possono andare a rispondere a quelle che sono le necessità della ristorazione. Ad ogni modo, anche per quanto riguarda i voucher, che comunque sia rimane, diciamo, il nostro core business, secondo me si tratta di individuare, di definire le modalità e anche a chi rivolgersi, quindi appunto a aziende, quindi B2B, che siano loro il tramite per acquistarli, piuttosto che focus su il cliente finale. Ma nel momento in cui appunto c'è una piattaforma che ha molto traffico, che è conosciuta, che continua a ricevere molte richieste, sicuramente appunto è anche ovviamente un circolo poi che continua ad evolversi, e quindi ci aspettiamo che, come ad oggi abbiamo ricevuto tutte queste iscrizioni, continueranno a crescere anche nei prossimi mesi, perché anche ad esempio se i ristoranti ora sono riaperti, però non è che hanno lo stesso numero di persone dentro, quindi comunque il fatturato è diminuito, e ad esempio la vendita di voucher quindi può comunque garantire ulteriori opportunità di guadagno per i ristoranti. Una domanda sul menu digitale. Sappiamo che, insomma, i ristoranti spesso
cambiano il, o meglio, tutti i giorni magari cambiano il piatto del giorno o comunque cambiano il menù, inseriscono o tolgono delle pietanze. Questa variazione nel menù digitale la fate voi direttamente o date accesso al ristoratore che non sempre sa ben smanettare con la tecnologia per poterlo fare? No, in questo momento siamo noi appunto a gestire tutto, a gestire anche le eventuali modifiche che ci vengono richieste o chi carica direttamente il menù. Quindi in questo momento siamo noi a gestirlo proprio perché siamo noi a creare il profilo del ristorante sulla piattaforma, a creare la versione digitale del menù e poi il rispettivo QR code. Quindi è un qualcosa in questo momento gestito autonomamente da noi, che stiamo offrendo comunque e che proponiamo ovviamente ai nostri clienti a seconda appunto delle richieste che ci vengono poste. Molti non hanno neanche il menu in diciamo versione definitiva e quindi ci chiedono proprio supporto per la parte grafica. Abbiamo ricevuto delle foto di menu di lavagne nei ristoranti, veramente le vediamo di qualsiasi, quindi in questo momento stiamo proprio supportandoli sotto ogni necessità e richiesta che ci viene fatta. Grazie Maria Beatrice. C'è qualcuno tra i partecipanti che desidera porre qualche domanda? Maria Beatrice? No. Ok. Allora, intanto ti ringrazio, grazie per la partecipazione, complimenti anche a te per l'iniziativa insieme al tuo staff e direi di passare la parola a Marcello Dalla Costa per le ultime considerazioni e le conclusioni di questo evento. Sì Fabio, grazie mille, quindi faccio velocemente anche perché sono consapevole del fatto che siamo un po' lunghi coi tempi. Abbiamo visto diciamo dei bellissimi racconti di iniziative su diverse tematiche, no? Che in qualche maniera anche erano in tono con i risultati della ricerca che abbiamo presentato all'inizio. Abbiamo parlato di pagamenti digitali, abbiamo parlato di come rivedere l'esperienza, no? Sul punto vendita, l'esperienza verso il consumatore. Abbiamo parlato di come delle ragazze interessate ad un bisogno hanno messo in piedi comunque un'iniziativa per aiutare, finanziare il canale. Abbiamo sentito anche di una realtà che in qualche maniera continua a sviluppare un'iniziativa di promozione dei propri prodotti in alternativa a quelli che sono diciamo la mensa aziendale e così via. Quindi sono tutte tematiche, tutti racconti molto molto interessanti e credo che anche siano da prendere in giusta considerazione adesso che sempre più andremo a confrontarci con un nuovo modo di operare in questo settore. Detto ciò vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno presentato oggi le proprie realtà e come diceva Fabio anche una congratulazione per il bel lavoro che state facendo. Vorrei ringraziare anche gli amici di Talent Garden per averci aiutato ad organizzare questa breakfast assieme. E in particolar modo vorrei ringraziare anche te Fabio per averci aiutato a moderare in maniera così eccellente gli interventi da parte di tutti, grazie davvero. Rimane diciamo aperto l'opportunità per tutti i partecipanti ad approfondire ulteriormente i temi di cui abbiamo parlato. Come dicevo all'inizio, siete più che benvenuti anche nel nostro centro di innovazione in Piazza Gaulenti, laddove vogliate effettivamente andare un po' più a fondo e confrontarci con noi su le tematiche di cui abbiamo parlato oggi ed altro. Con ciò direi appunto ringrazio tutti e direi che comunque è stata una bellissima occasione di confronto. Grazie anche da parte mia. Voglio comunicarvi che questo webinar sarà pubblicato dopo l'ok di Accenture su Oreca News accompagnato da un articolo lunedì mattina. E quindi se desiderate rivederlo sarà possibile farlo proprio collegandovi al web
www.orecanews.it e cercando di magari diffonderlo anche voi, ricondividendolo con le vostre bacheche sui vari social dove operate. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a, tutti. Grazie, grazie a voi. È stato un piacere. Grazie, ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.